il tuo personaggio sembra essere un po' quello che porta l'ideologia del film, cioè si dice tante volte nel film che la Toscana non è il nord, però in realtà per quei personaggi sembra che il nord sia dove finisce il sud, cioè una mentalità del essere precisi, essere efficienti, come se questo li facesse essere migliori. Secondo te è un po' questo quello di cui lui si fa promotore? Beh, la questione nord-sud in questo film è piuttosto laterale. Io parlerei più di efficienza e inefficienza, di rigore e disordine. Quindi, tutto sommato, il discorso di essere in qualche maniera contrario o a favore di un'altra latitudine mi sembra piuttosto laterale in questo film. Io personalmente l'ho vissuta così, proprio perché non la sento tanto questa, come dire, rivalità, o meglio, sento che c'è uno scarto, assolutamente, però lo sento come una risorsa. Cioè, quando c'è uno scarto bisogna compensare. E la mia vita di meridionale è quella di cercarla, questa compensazione. E il film in qualche maniera racconta, secondo me, magari mi sbaglio, che il mio personaggio cerca questa compensazione, consciamente o inconsciamente. Il film ha un inizio molto da commedia italiana anni 50 e inevitabilmente il tuo personaggio sembra molto un personaggio che avrebbe potuto interpretare Vittorio De Sica. Pensi che per il fisico che hai, per il tipo di carriera, di ruoli che hai interpretato, andando avanti con gli anni ti avvicini a quei personaggi, cioè effettivamente interpretare quei personaggi che sarebbero stati interpretati Beh, da tuo padre? certo, io non posso alla mia età interpretare più i personaggi che ho interpretato ieri, i piacioni, gli scopatori, i misogini, e quindi fare un preside di una scuola mi è sembrato giusto. Ma la cosa giusta che hai detto è che veramente sembra un film degli anni 50-60, ma nel senso buono della parola, perché è pieno di ottimismo questo film. E anche se io faccio un personaggio bigotto, rompicoglioni, prepotente, però è uno che poi alla fine, incontrando lui, incontrando i suoi ragazzi, cambierà, diventerà anche, verrà fuori la tenerezza, verrà fuori i suoi sentimenti. E così il film è permeato anche di tanta gioia, di tanti buoni sentimenti, e forse anche la vicinanza di questi bambini. Fare un film con i bambini aiuta tanto. È faticoso, perché ci hanno sfranto dalla fatica, soprattutto il regista, però ci hanno dato una frustata di vitalità anche a noi come attori, incredibile. È una bella esperienza, è un film per tutti, e io credo che questo ci voleva per il nostro panorama, perché tutti questi film negativi, sempre con dei personaggi così sporchi, anche non se ne poteva più. Invece questi son due angeli di seconda classe. Senti, ma seguendo questo paragone con le commedie degli anni 50, non ti sembra che questo film, rispetto a quelli, sia più indulgente con i suoi personaggi? Cioè, quei film erano positivi, sì, però i personaggi erano abbastanza bastardi, quelli comici, quelli da ridere. Ma sai, è Qui invece. stato più difficile, perché io dico sempre che è più facile far ridere col demonio che con San Francesco. Con San Francesco è la rottura delle scatole, col demonio è più divertente. Infatti, i miei personaggi, ho sempre preso per il culo dei personaggi terribili. E quindi far ridere con dei personaggi anche che fanno tenerezza è più difficile. Però è anche il bello di questo film. E credo che è Luca Miniero, che poi lui è così, il suo cinema è così. Questa domanda la faccio entrambi. Quando eravamo giù, abbiamo fatto le interviste della Roundtable, è uscito fuori un attimo la questione del fatto che si fanno molte commedie e soprattutto quasi sempre gli stessi attori fanno gli stessi film. E tu hai detto che, come diceva Manfredi, se ne dovrebbe fare uno l'anno, dovrebbe essere una cosa. Sì, ma sono dei Mentre invece tu pazzi. hai aggiunto che solo quest'anno ne hai fatti quattro. E alla fine, secondo me, qual è il vero equilibrio in questo momento storico? Cioè, se sia più corretto effettivamente risparmiarsi oppure se bisogna darsi ora che le commedie vanno? Secondo me bisogna risparmiarsi sempre, in tutte le cose, perché la carriera è lunga. E se io sono arrivato alla mia età ancora che faccio dei film, è perché sono sempre stato attento. Anche a me quest'anno mi avevano offerto di fare sia il film di Lillie Greg che il film di Neri Valenti. Ho detto di no, ho preferito fare questo film con Rocco e basta, perché sarebbe stata una follia. Preferisco fare il doppiatore, o fare il teatro, o fare altre cose, o fare il giudice a tale e quale, capito? Che fare un film tanto per farlo. Bisogna stare attenti. Certo, poi Rocco, voglio dire, ne ha fatto qualcuno, ma ne ha fatto mezzo, non è che ne ha fatti quattro. Ci sono attori che ne hanno fatti sette, ma questa è follia. Lì sono dei kamikaze.
Sì, io diciamo sono d'accordo. Per me un'annata è stata un po' particolare perché sono state cose un po' irrinunciabili e quindi. Però sono d'accordo, diciamo, anch'io sono stufo di vedere questi manifesti più o meno che girano, ruotano sempre intorno agli stessi attori. Comunque i frontman sono più o meno sempre gli stessi. Però questo non è tanto un problema degli attori, credimi, è più un problema dei produttori e delle distribuzioni che in qualche maniera impongono e hanno bisogno di quelle icone per divulgare, diciamo, un prodotto cinematografico. Io personalmente adesso non ne farò più, e mi fermo e quindi aspetto, a parte che ce n'è un altro che uscirà a gennaio e non ne parliamo, così almeno. Per cui, però mi sono trovato anche stretto un po' in una morsa, in una voracità irrinunciabile, perché finalmente ho potuto fare un certo tipo di film, e parlo e quindi il mio specifico è più in un film del genere, insomma, no? Di cose che più o meno ho fatto, anche se miniero è abbastanza unico. Però sono d'accordo su questa bulimia.